Buonasera, a partire da lunedì cambieranno gli orari di apertura al pubblico del municipio. La sede comunale sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 18.30, al venerdì dalle 7.30 alle 14.30, mentre resterà chiusa il sabato. Invariati invece gli orari di apertura dell'ufficio relazioni con il pubblico e dell'anagrafe. La sezione sassolese di ANFAS organizza per venerdì sera un nuovo appuntamento con l'iniziativa Indovina chi viene a cena. Nella sede dell'associazione, al Parco Albero d'Oro, si terrà una cena etnica. Per maggiori informazioni contattare il numero 340 49 91 197 tramite WhatsApp. Passaggio del testimone ai vertici del Rotary Club di Sassuolo. Nel nostro servizio il bilancio del presidente uscente e gli obiettivi del nuovo numero uno del club. Guido, finisce un'annata intensa con diversi service, con diversi momenti di grande coesione e anche di grande presenza per quanto riguarda il territorio. Indubbiamente, quest'anno abbiamo basato il nostro service sulla pet therapy e ci siamo impegnati nell'allestimento di un'area di addestramento cani con il comune di Maranello, il quale speriamo in futuro possa diventare il punto di inizio per proseguire con questa terapia effettuata per ragazzi in età scolare e per chi comunque ne ha bisogno. Ci sono stati anche dei momenti nei quali si sono portati avanti progetti che già avevate nel vostro core business. Assolutamente, abbiamo continuato con il progetto di Mururuti in Africa e l'atleta più veloce di Sassuolo, ci sono alcune cose ormai fisse nel nostro carnet di service. Quest'anno una iniziativa nuova è stata condotta in associazione con altri club del gruppo Ghirlandina in uno studio sulle cellule staminali nel caso di ipossie cerebrali di bambini nati prematuri, ai quali ci siamo ben volentieri associati. Facciamo una sintesi personale, soddisfazione per un anno passato a dirigere un gruppo che comunque ti è stato molto vicino. Assolutamente, io devo ringraziare i miei soci perché sono stati veramente fantastici, mi hanno sempre appoggiato e abbiamo avuto dei bellissimi momenti proprio di unione e di coesione per quella che è la nostra fellowship rotariana. Quindi devo ringraziarli veramente di cuore. È stato un anno faticoso perché impegnativo, però nello stesso tempo pieno di soddisfazioni. Una consegna che ti vede proiettato verso un anno che deve per certi versi dare continuità e per certi versi trovare qualcosa di nuovo da fare coi soci. Certo, l'idea mia e del mio consiglio direttivo è quello di dare continuità ai progetti e al nostro club, come è sempre successo in oramai quasi 50 anni di storia. Ovviamente abbiamo studiato due service principali dell'annata. Uno verterà sull'associazione malati di Parkinson, con sede distaccata su Corlo all'interno del nostro comprensorio, e andremo ad acquistare delle attrezzature specifiche che aiutino ovviamente i malati. E per quanto riguarda questo acquisto abbiamo anche già ricevuto l'ok da parte della nostra Rotary Foundation che ci sosterrà. E il secondo progetto che abbiamo in mente è quello relativo a varie giornate all'interno della pediatria dell'ospedale di Sassuolo per vedere di alleviare, magari anche solo per poche ore, tramite un cantastorie professionista e la degenza ai piccoli malati. Questa sera la festa di passaggio di consegne, da settembre si comincia, e le iniziative all'ospedale da quando? Allora, con precisione ancora non lo sappiamo e sicuramente non saranno diciamo vicine alle feste comandate, perché vicino alle feste comandate diciamo che tutti si ricordano un po' delle persone un pochino meno fortunate e quindi studieremo un attimo la situazione insieme ovviamente al consiglio ed all'ospedale. Tirerai via un po' di tempo al lavoro, agli amici, agli affetti, però ne vale la pena.
Sì, certamente, certamente il tempo che dovrò tirare via al lavoro e agli affetti sarà molto, ma visto che prima Rotaract e dopo poi Rotary oramai fanno parte della mia vita, credo che non mi peserà. La rassegna Note d'estate continua ad animare Piazzale della Rosa. Dopo la prima serata che ha avuto come ospite il giornalista Federico Buffa, venerdì sera andrà in scena lo spettacolo musicale Fiaba, Mito, Dramma, Viaggio sinfonico da Mozart a Dupin. Inizio alle 21.15 ed ingresso libero fino ad esaurimento posti. E ora passiamo allo sport. Il Sassuolo Calcio si prepara ad ufficializzare i primi colpi dell'estate. Dal Borussia Dortmund arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto il terzino Jeremy Toyan. L'arrivo del difensore tedesco potrebbe coincidere con la partenza di Polly Rola, profilo che interessa molto alla Fiorentina. Nella prossima stagione molto probabilmente indosserà la maglia nero-verde anche il centrocampista Ahmed Traoré, ex Empoli. Sul fronte uscite Leonardo Sernicola e Luca Ravanelli sono stati mandati in prestito, mentre Pietro Cianci è stato ceduto a titolo definitivo. Anche per questa edizione di Sassuologi TG è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento, come sempre, a domani. Buona serata!